Bene, allora noi ritorniamo alla scaletta che ci siamo prefissati e quindi cercando di dare proprio un ritmo anche alla nostra serata, subito ci introduciamo nella seconda parte, nella seconda tappa di questo cammino ascensionale, in questo cammino in salita, così amiamo definirlo. Ed è il momento della sofferenza. In un passo del libro l'autore scrive che da quel momento in poi sarà suo compagno di viaggio il dolore, la sofferenza. E allora ci introduce in questo secondo momento sempre l'arpa di Carla Cocciu e la voce di Giacomo Casti. Esperienza della sofferenza fisica. Ora si tratta di qualcosa di straordinario, di grande, di immensamente infinito, di indescrivibile. Si tratta di convivere con l'assenza di Chiara, un'assenza visibile, reale, sempre presente, fedele compagna nel lento trascorrere delle ore. Impulso a rafforzare la tortura che dovrò patire tutti i giorni in ogni istante. Come un avvoltoio. Il dolore gira intorno alla preda indebolita. La studia, aspetta, non ha fretta. Deve solo scegliere il momento opportuno e aggredirla quando ha la certezza che ormai non ha più la forza per reagire. Insopportabile come un manto pesante. Avvolge e opprime. Schiaccia fino a togliere il respiro. È difficile sfuggirlo. Con i suoi lunghi tentacoli afferra con tenacia i pensieri e non allenta. La presa è possente e insiste fino a piegare qualsiasi resistenza. Capisce che può esagerare. È viscidamente intelligente quando sembra che dia un po' di tregua. La sua tattica non vuole negare un'innocua illusione, ma sa che dopo tornerà più forte perché sfrutta il rimorso di chi si è dimenticato di lui. E allora non desideri altro che il giorno trascorra veloce e il sole smorzi i suoi raggi per lasciare spazio al buio della notte, in modo che gli occhi si chiudano e ti allontanino dal mondo per abbandonarli stremato al sonno e dimenticare. E sognare che tutto sia un incubo e sperare che il mattino, almeno lui comprensivo, arrivi il più tardi possibile. È difficile contrastare questo dolore. Ma non mi perdo d'animo. Invecchierà anche lui. Perché il tempo non passa senza lasciare tracce. Imparerò a conoscerlo bene fino a scoprirne i suoi lati deboli. E allora potrò dominarlo meglio. Sarà uno scontro senza misura e senza regole. E ci saranno numerose battaglie. Ne perderò alcune. Ne vincerò altre. E alla fine riuscirò a vincere la guerra. È che ogni dolore ha la sua storia, personale e intima, incomprensibile a chi non è diretto testimone, perché o lo si prova e gli si dà un senso oppure rimane un mistero, senza risposta. Con violenza si contrappone alla gioia di cui la vita dovrebbe essere insaporita e si eleva a negazione dei nostri desideri. Ha però un antidoto, l'amore. Solo rigenerando l'amore per se stessi e per gli altri e abbandonandosi alla certezza di poter essere ancora amati, solo allora anche la pena più gravosa può trasformarsi in un momento propizio per rinvigorire la speranza. Ho avuto modo di capire che il dolore che prova una madre per la perdita di un figlio è unico, è il più intenso e profondo. Quel cordone ombelicale che li unisce fin dal primo pensiero non è stato creato a caso. È il simbolo visibile di un legame spirituale che è sempre esistito nel tempo. Ha assunto momentanea trasfigurazione terrena, quando la madre, dopo averne preso consapevolezza, se ne è impossessata,
lo protegge e lo arricchisce giorno dopo giorno, rendendolo inviolabile dagli uomini che possono soltanto piegarlo, ma non spezzarlo, perché è indistruttibile e insieme impermeabile alla morte, intoccabile anche dall'eternità. Legame talmente importante, completo, forte e irriducibile che la mamma non può farne a meno. Quando un figlio muore, porta via lo scopo di questo suo breve passaggio terreno. E allora non può desiderare altro se non andar via con lui per fuggire quell'immenso sacrificio del sopravvivergli.